Gli alpini continuano ad aiutare la nostra città. Sono stati consegnati anche oggi nella sede della sezione di Piacenza i 6.000 euro raccolti nella cittadella alpina allestita al campo d'Aturi durante la Dunata Nazionale. I beneficiari sono l'AMOP, a cui andranno 3.800 euro per l'acquisto di un ecografo portatile, e il laboratorio di immunogenetica dell'ospedale di Piacenza, a cui sono stati dati 2.200 euro necessari all'acquisto di un frigorifero congelatore per lo stoccaggio del DNA. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il maggiore Mario Renna, il presidente provinciale uscente degli Alpini, Bruno Plucani, la presidente di AMOP, Romina Piergiorgi, e il direttore del laboratorio, Agostino Rossi. Questo aiuto, a parte che loro sono dei maestri di solidarietà, dato all'associazione AMOP, ci permette appunto di continuare a mantenere in vita tutte quelle attività, di sostenere tutte quelle iniziative, attività, borse di studio, ricerca che ci permette di migliorare sempre di più la qualità di vita dei nostri malati. Questi fondi arriveranno, contribuiranno all'acquisto di un ecografo portatile che ci permetterà di fare ecografia a domicilio. Sono 2.200 euro destinati all'acquisto di un'apparecchiatura che ci sarà particolarmente utile per conservare campioni di DNA nel nostro laboratorio di immunogenetica. Siamo per questo particolarmente grati all'Associazione Nazionale Alpini e al suo Presidente che ci ha consentito di acquisire questa apparecchiatura utile. All'interno di questo spazio gestito dai militari è anche un angolo in cui, in cambio di cartoline, gadget, insomma un ricordo della cittadella, le decine di migliaia di visitatori che sono venuti hanno lasciato una piccola offerta. Oggi è il momento di, come dire, dare seguito a questa raccolta. È tempo di bilanci per Bruno Plucani, che lascia il timone dell'associazione dopo 10 anni. Domani infatti sono previste le elezioni. Dico mi dispiace perché, come ho detto tante volte, voglio molto bene i miei alpini, voglio molto bene gli amici degli alpini, e in questi nove anni e mezzo abbiamo fatto tanto, tanto lavoro. E appunto sempre a livello di beneficenza e solidarietà. Non per ultimo la Dunata Nazionale, che è andato benissimo. Da domani io non sarò più presidente della sezione di Piacenza, ma un alpino semplice che farà il turista nell'ambito sempre delle Dunate Nazionali e Sezionali.